Perfetto, io sono Octo di Pure Fiamma Italiana. In questo video non sono da solo, infatti con me c'è Piazza, uno youtuber famosissimo di cui vi lascio il link in descrizione, di cui vi parlo anche in seguito. Non mi dilungo troppo, quindi andiamo subito al video. Scommetto che tutti voi amate giocare a Fortnite, o almeno lo seguite se siete in questo video. Oggi siamo con Piazza, uno youtuber che sicuramente dovete conoscere, porta video di Fortnite e fa molto spesso le live. Trovate il suo canale in descrizione, solo uno sconsiderato non ci andrebbe a fare un salto. Anzi, vi dirò di più, andate nelle sue live e scrivete che avete visto questo video, così è più probabile che legga i vostri commenti e vi risponda. Comunque, tornando al video, ogni giocatore cerca sempre di iniziare al meglio la partita, ma per farlo bisogna che conosca i posti che gli permetteranno di trovare quante più casse, munizioni e materiali possibili. In questo video parleremo appunto di questo, mostrandovi ben 6 posti dove andare per trovare molte casse e quindi avere più possibilità di equipaggiarvi al meglio. Inoltre, molte di queste casse che vedrete sono ben nascoste, quindi non tutti i giocatori potrebbero sapere dove si trovano. Inoltre, anche se voi lo conoscete, ricordate che ogni giorno nuovi giocatori si uniscono al mondo di Fortnite. E per esperienza vi assicuro che loro non sanno dove queste casse si trovino. Ma senza perdere altro tempo, andiamo ora a scoprire i posti dove atterrare nella nuova mappa su Fortnite. La chiesa ed il cimitero nelle montagnole maledette. Questo posto si trova al lato ovest della mappa, esattamente dove c'è scritto Montagnole Maledette. Di per sé il posto non è grandissimo, ma potete trovare fino a 5 ceste nascoste in posti segreti, come la cima del campanile o sotto i pavimenti. Una volta finito di prendere tutto quello che c'è, ci dirigeremo alle due casette a sud, dove con fortuna potremo trovare altre due casse. Subito dopo possiamo dirigerci verso il parco demolizioni delle auto, dove troveremo molto ferro, un po' di legno e altre cose, soprattutto se sul posto non si è buttato nessuno. Per finire ci dirigiamo verso il lama, dove è possibile trovare altre due chest. Insomma, teoricamente, grazie a questo piccolo tratto di casse, potreste trovare fino a 15 chest, facendo non poi così tantissima strada e raccogliendo anche molti materiali. Vi consiglio di andarci in singolo o in coppia, in squadre può essere svantaggioso perché buttarsi tutti lì non garantirà buone armi a tutti. Nella clip che segue vedrete tutti i posti dove è possibile trovare casse nei pressi della chiesa e del cimitero. Il quartiere distrutto di Hogwarts. Il vero nome del posto non è certamente questo, ma se andate lì capirete perché l'ho chiamato così. Infatti c'è una torre che ricorda molto quelle del castello di Hogwarts. Il posto si trova tra il campo demolizione e il motel, giusto sopra Parco Pacifico, a nord-ovest della mappa. Solitamente altri nemici si buttano qui, quindi dovete stare attenti e vigili. Il posto è ottimo, non tanto per la quantità di chest che ci offre, che di per sé non è elevato, ma piuttosto per l'insieme degli oggetti. Infatti si trovano molte armi sparse, vi sono alberi e sassi proprio attaccati alle strutture che ci consentono di fare molti materiali, per non parlare delle casse di munizioni. Una volta raccolto tutto, abbiamo varie opzioni. Possiamo o dirigerci al campo demolizione e in seguito al lama, che come detto prima ci forniranno altre possibili casse e materiali, oppure possiamo dirigerci verso il Parco Pacifico. Chiaramente, andando in entrambi i luoghi, dovremmo fare molta attenzione. La miniera dell'ombrello ed il motel. Sempre a nord della mappa c'è un motel, il luogo è situato molto vicino ad ovest degli acri anarchici. Infatti, quando vi buttate, potete notare una fessura nel terreno a forma di ombrello. Atterrati sulla punta di essa troverete armi sparse e molte pietre che potete distruggere per fare materiali. Dirigendovi verso il basso invece avete la possibilità di trovare due chest e una cassetta di munizioni, e se tutte via non compaiono sempre. Dopo aver raccolto tutto all'ombrello basterà andare al motel dove, se non ci sono nemici, troverete altre casse ed altre risorse. Tra cui una nascosta dentro un camion. Ovviamente anche questa non è detto che compaia sempre. Ora vediamo delle clip che mostrano le esatte locazioni delle chest all'ombrello ed al motel.
Spiagge Snob. Ci troviamo nel lato sinistro della mappa, a Spiagge Snob, nell'ultima casa, e non tutti lo sanno, vi è un bunker segreto. Basta dirigersi alla casa più a sud e vi consiglio di atterrare sulla Torre Verde. Oltre a trovare delle risorse, sotto vi potrebbe essere una cassa. Da qui basta andare verso la casa e nella stanza da letto troveremo un armadio. Lo spacchiamo e andiamo sotto. Già sotto le scale potrebbe esserci una cassa. Entrate dentro il bunker e troverete altre due casse possibili e tantissime scatole di munizioni. Un bel bottino appena atterrati. Da questa casa possiamo muoverci nelle altre poi. Nel giardino appena accanto vi è infatti una piscina con una chest che potrebbe apparire e nelle case accanto, beh, troverete un mucchio di risorse. Ovviamente badate bene che non ci siano nemici. Una volta finito di lottare dovreste essere pieni di risorse, sia che siate da soli, in coppia o in squadre. Ora vi mostro una clip che vi mostra bene tutte le possibili locazioni delle casse. Il mini bunker segreto vicino al campanile a pinnacoli pendenti. Tantissima gente si butta a pinnacoli pendenti ed è proprio per questo che trovare il maggior numero di casse possibili nel minor tempo possibile è essenziale per essere equipaggiati. Per questo, dopo esserci buttati nel campanile ed aver preso le tre possibili casse che possiamo trovare, basterà andare nella casa a fianco dove sarà possibile trovare altre tre casse e altre risorse. Attenzione perché una si trova nel garage sotto la casa, a cui si accede dal fianco della casa. Ma non è finita, subito sotto, se andate nel negozio, potete trovare altre tre casse. Una è subito all'entrata, ma le altre due sono nascoste da una mensola. Bisognerà spaccarla e scendere sotto, dove, oltre a delle scatole di munizioni, ci saranno anche le casse. E con tutto questo loot, difficilmente i nemici avranno la meglio su di voi. Un ottimo posto dove andare da soli, in coppia o a squadre. Quanti di voi lo sapevano questo? Scrivetelo nei commenti. Ora però godetevi le clip dove mostriamo le locazioni dove è possibile trovare queste chest. Il complesso di fabbriche vicino a Fabbrica Fiorente. Secondo me è il posto migliore dove atterrare sull'intera isola. In questo posto potrete trovare ben 16 chest molto vicine tra loro. La cosa migliore è che sono tutte relativamente vicine. Ci sono tante chest, tante cassette di munizioni e soprattutto tanti cassoni e palle di legno che ci forniranno anche tantissimo legno, un materiale essenziale soprattutto all'inizio della partita. Ovviamente dovete fare attenzione sia ai nemici che alla safe, perché il problema di questo posto è che per lottarlo tutto ci vorrà un po'.
ma è un ottimo posto per partire in singolo, in coppia e in squadra. Ora vi mostro le clip dove ci sono tutte e 15 le possibili locazioni delle ceste. Per la 16ª, però, dovrete camminare un po', andando verso nord, ed è possibile trovarla vicino ad una macchina della polizia a ridosso della montagna. Questi ragazzi erano ben 6 posti segreti dove trovare tante chest per equipaggiarsi al meglio all'inizio di una partita. Se andate qui e non morite per i nemici che sicuramente avranno visto questo video e quindi ci si butteranno pure loro, sarete equipaggiatissimi. Li conoscevate già o no? Ne avete altre di locazioni segrete che volete far sapere? Se le scrivete nei commenti, le aggiungerò alla descrizione di questo video, ringraziandovi per il contributo. Ringrazio anche Piazza, di cui trovate il link in descrizione, per aver partecipato alla realizzazione di questo video. Sentiamo se ha qualcosa da dire. Io ovviamente ringrazio Pura Fibra Italiana per, insomma, la grandissima opportunità di essere qui sul suo canale. Mi auguro che qualcuno sia venuto anche dal mio canale. Fatemelo sapere con un commentino e supportate questo ragazzo perché davvero se lo merita. Io vi saluto, è stato un piacere. Ciao ragazzi! Spero che vi sia utile questo video e condividete con i vostri amici e compagni di team, così anche loro possono sapere al meglio dove si trovano tutte queste chest. E vi ricordo, andate subito nelle live di Piazza perché le fa ogni giorno, quindi magari anche mentre state guardando questo video lui è in live. Anche oggi ringraziamo la Pura Fibra Italiana Strong qua, grazie per essere iscritti, siamo già in 33.800 e cresciamo sempre di più. Scrivetemi nei commenti se conoscevate già questi posti oppure no. Andate pure nel canale di Piazza a fargli capire che avete visto questo video con un commento sotto il suo video. Lasciate un piace se vi è piaciuto il video, condividete con compagni e amici di team in modo che anche loro possano sapere dove si trovano questi posti e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!